Ciao a tutti ragazzi, sono Cimitero, ben ritrovati sul mio canale. Oggi siamo tornati su Ark Survival Evolved finalmente per vedere cosa è successo in questi ultimi tempi, ragazzuoli. Ragazzi, sono successi tanti dei casini. Una cosa più figa, come ci eravamo lasciati nell'ultimo video, è che finalmente hanno messo i server transfer. Vuol dire che io da un qualsiasi server official posso trasferirmi in un altro qualsiasi server official. Quindi succederanno dei casini, una cosa imbarazzante, ragazzuoli. Ci sarà da divertirsi, stiamo a preparare tante guerre e tutto il resto. Nel mentre prepariamo tante guerre, ci sono anche tante piccole guerriglie. Quindi questo mese ne vedremo delle belle, perché noi stiamo preparando un bel progetto per andare a conquistare un server. E nel mentre ci sono i soliti piccoli problemi nel nostro server e negli altri server. Potevano mancare problemi con gli italiani? No! Andiamo a vedere subito qualcuno. Cosa è successo? Sono entrate un paio di tribù italiane, dove è stato detto che la prima regola del server era non raidare le piccole tribe. Si sono messi a raidare le piccole tribe e ecco che cosa è successo, ragazzuoli. Buona visione a tutti. Prova. Habla spagnolo. Hablo español, un poquito de metal. Allora, mi sono fatto la pittura da guerra, però non me se vede perché non mi si è caricata. Anzi, sì, adesso si è caricata. Allora, qui dobbiamo portare a fare un giretto il signor Necronomicum. Andiamo a trovare subito qualcuno. Intanto qui il clan mi sta mandando i messaggini. I no comment hanno da Peggiara. Mi hanno mandato un messaggio. I no comment sono sempre in mezzo. Allora, stiamo andando a fare un raid perché Jerry, uno della nuova tribù italiana, ci ha praticamente mandato un messaggio vocale dove aveva registrato i no comment che dicevano che eravamo delle merde. Quindi adesso io mi fido di quello che sta dicendo, ho sentito il messaggio e purtroppo non possiamo farci niente, dobbiamo partire. Non possiamo resistere, non possiamo far passare un affronto di questo tipo. Noi gli abbiamo detto: Jerry, sei sicuro che ci hanno detto così questi, bla bla bla, lui dice, sì, no. Questi che stanno a sparlare, fanno tutte queste cose all'insaputa vostra. Raidano tutti. Stealthy. Stanno a giocare a Mafia 3. Allora, che è successo? A parte i schizzi, sono entrati un po' di gente che sta rompendo il cazzo a tante tribù, quindi bisogna registrare. Per cominciare, Jerry, se vuoi dei fuochi d'artificio, vieni a casa di Fabietto. Arrivo. Faccio, famo raid stealth, famo. Guarda che raid stealth, mo le faccio vedere. Eh? Allora, prima cosa togliamoci questa armatura pesante e mettiamoci l'aspetto da guerra. Cominciamo a fare un po' di PvP come si deve. E qua tutti si divertono e noi siamo buoni, fammi capire questa cosa, no? Capita. Appunto. Cioè, noi che siamo i più bravi a divertirci, famo divertire l'altri. E allora l'hanno proprio capito, pezzo. Ma sto drag è colorato, è proprio così. È proprio così il mio. Mamma quanto è bello. Sì. Mamma mia. Pigliate le granate. Ma chi necronomicum?
È il drago più forte che mente umana abbia mai concepito. Allora, 6 granate. Dobbiamo fare un raid. A parte, sono andato a casa, non l'ho piate. Sono proprio un deficiente. Allora, ragazzi, Jerry mentre ci supporterà. Che cazzo è sto coso? Che compi. No, ci fia la madosca. Il compi mi mancava. Ci mancava il compi. Ci mancava. Oh, mica mi ammazza. Oh, mamma mia, guarda. Lo percepisce che sono il suo padrone. Guarda, se ne va. Sì, però te sei avvicinato. Allora, caro Jerry, apriamo le danze. Ci vediamo ora un pochino. Poi sono due tartarughe. Allora, secondo i miei calcoli strategici, questi sono dei dementi. Guardate come hanno costruito. Questa è la nostra prima supposizione di clan che sta raidando le mini tribe, essendo loro dei dementi. E adesso studieremo una posizione tecnico-tattica, tattico-tattica, per fare questo lavoretto. Questo è il rumore della vittoria, vedi? Ho sentito un rumore di... Porca matosca. Vabbè, niente, io immaginavo che dovevo ricorrere a sta situazione. Aspetta, sembra impassivo, Stan. Che cazzo ne so, io ho il canguro. Oh, porca troia, sto tiro de merda. Guarda che me tocca, Favo. Durante le incursioni. Non so perché, ma questa secondo me lo sentivo da lontano. Ah, ma è cascato qualcosa! Perché ho rotto il pillar! Esatto. Ah, Kiki! No, se riesco a entrare qua col canguro, torno numero uno, punto. Sto come corre. Ma che scherzi, me lagga il gioco con sto canguro. Livellato come? Speed! Ok, ragazzi, ce la posso fare. Ce la posso fare, Jerry. Vai. Porco, due dentro è pieno di torette. Dentro hanno messo. Dentro è pieno di torette. Non posso far canguro, dai. E niente, Jimmy up, deve aspettare qui. Tocca fare un attimo una sistemazione tecnico-tattica. I viro, li viro. Che è questa qui. Il rumore è quello del solito. O il solito è quello del rumore. Adesso si ritroveranno non più in palude, ma praticamente subiranno un raid. Quindi la torretta è andata giù. Ok. Però secondo me se io riesco a fare ciò... M'hanno cagato al cazzo tutti quanti. Buttato gli abbas. Vai dalle fondamenta. Oh madonna santa, mi hanno trifolato le torrette. Quindi l'unica soluzione è questa qui, signori. Perché lì dentro è pieno di torrette. Quindi c'è una soluzione che è targhiata lanciarazzi. Dentro hanno messo stavolta. E vedete qui si casca la base. Ma... Lo io tutto dentro. Anticipiamo il Natale. La faccio cascare io la base stavolta questo. Vabbè, ti dico io quando hanno. Non vedo un cazzo con sto fumo. Ok,
giù. No, 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 stanno a sparare. Porco, due mi hanno trivolato. Dimmi tu se mi devi allontanare. No. Animali impassivi, sto. Perché sono svegli loro. Occhio. È tutto bello. La cosa più bella mo succede, perché io adesso mi faccio svegliare nella cazzo di palude. Allora, c'hanno quelle torette là, voglio capire una cosa, no? Dovresti... Allora, se non mi sbaglio, il generatore ce l'hanno stesso lì. Ce l'hanno lì. Dove stanno quelle torrette? Quindi se spari lì, prima o poi lo prendo il generatore. No, non posso, perché c'è sta una torretta che fa angolo, mortacci loro. No, perché sotto c'hanno le foundation, non hai capito? Ci potrei arrivare, ma è una palla. Adesso la soluzione tecnica è questa. Occhio! Come stanno messi? Stanno ancora onde i torretti. No, più che altro me, te devi mangiare. Te mangi le piante sopra? Col drago. Oggè. Sì, sì. Cammina passo passo. Piano, piano, piano. Piano, Oggè. No, te ne sei nato. Ma mangi le piante, aspetta. Ma se sta a mangiare Denise. Ah, ok, pensavo io. Tu mi dico prima. Mamma mia, mi stava una sciocca. 3 secondi. Da cambiare drago. Ma 3 secondi 8000 HP. Cioè, ma te vengo pure io. Comunque faccio vedere come ci mangiano sta gamba. Che guarda, deve essere crash. Comunque c'è un drago, raga, imbarazzante. Gli ho levate tutte, tutte, 2 secondi. Ok, potete parcheggiare sul tetto. Se voi fate il fertilizio pure. Hai visto dove stanno i torretti dentro? Proprio lì. Un attimo, lo vedo bene da qua sopra. Che... Pensa te, sei un drago, non lo imprinti. Adesso, ora un po'. Ancora più indietro? Ancora più dietro? Preso? Rottimo. No, sono ancora uno. Vedo assolutamente via la roba, eh. Tanto secondo porco due. Porco due! No, vabbè.
E provi a entrare e tanca un attimo le torrette, entra un po' e tanca. Se entri in secondo e tanchi ste cazzo le torrette. È andato off. No. Bravo, lì, spara lì, prima o poi lo prendi il generatore, va. Prendo una prebridata. Mi controlli adesso come stanno messe? Questo è a 14.000 HP. Salanta tattica, ma non mi fate svestimme. Perché là dentro, dentro a quel tubo, tu te ce butti o rompi la pike il generatore proprio. Te ce butti da sopra. Se tu vai sul tetto e te butti qua dentro, non ti spara nessuna torretta. È una figata. Però mettile solo pike e nuda. Tanto arriva il signor Jerry con Logan Walker di aggiunto alla lista amici, chi è? Quello dei list. Retromarcia, signori. Ecco, sparano, eh. No, da là, Ge. Da dove? Da qua dove sto io. Ok. Prima di giocare, questo è un esempio per tutti i giocatori che devono capire che prima di giocare PvP aggressivo devono impararsi a giocare. Giusto, Jerry? Giusto. E soprattutto collaborare con gli italiani invece di fare i mongoli. Ok, bravissimo. Dovrebbe essere andata, vediamo. Andata? È andata? Tutto spento? Sì, tutto spento, credo. Oh, vabbè, guarda. Ciao, Fabietto. Pure che è tutto spento, questa se la meritano. Ok, adesso si comincia a giocare. No comment, che cazzo hanno qua? Oh, c'è sta uno di no comment qua che sta a romper cazzo. Chi è? Magnatelo, porco d'oro. Chi è? Giuseppe? No, è scuro. Guarda, l'ho infuocato. Vedi che stanno assieme, vedi? Denise, vai a sparare razza a quello. Ehi, porco due, gli devi correre dietro a questo qua, capisci? Gli faccio moglie, faccio un po' di PvP a farli cagare a mano. Magna. Il light. Sì, questo qua. Beh, io sono il fuoco. Questo qua. Vedi che stanno assieme, hai visto Jimmy? Sì, sfondo. Vedi che il fuoco so io. Sì, grabbalo. Vabbè, fammi un po' di PvP, se divertì. Non puoi parlare? No, non gli dite un cazzo. Poi se vede il beat. La tartaruga sotto. Guarda. Aspetta. Beh, gli ho dato 4-5 bruciacchiate. Però gli dovete fare voi No, prendiamo di tutto. So perché loro si devono cagare a mano. Devono capire un attimo che bordi, capito? C'hanno paura dell'altro Alpha Drive. Lo faccio di America. Questi deficienti. No, perché quelli c'era per Aidano.
Quando gli chiedo una mano. Ah, vai. Perché così no, i raid stealth non li soffrivano. I raid. Se pensano ancora che io ho bisogno di. Sì, infatti. Più che altro se pensano che io ho bisogno di fare raid stealth, capito? Se pensate niente. Aspetta. Oh, c'è sta Jerry, non mazzi, eh! Porco due. Guarda bua! Oh, gliela lascio un'aquila per girare la mappa. No. Gli lascio sto pitello. Questi avete lasciato in vita. Questi due. Raga, ammazzate un tetelico che secondo me c'ha qualcosa dentro. Marcus, al 71. Non mi dà una fiammata. Vedi che c'ha dentro. Secondo me c'ha qualcosa, sono sicuro. Sì, va a vedere. La paglia. Ah, piccolo. I primi che hanno fatto i strozzi sono stati puniti. Adesso andiamo a fare un attimo un giretto dai no comment. Vediamo se stanno a fare qualcosa. Con loro facciamo PvP. Sì. C'ha nel gole. Hanno redato pure questi qua col coso, cazzo. Si può raccigliare dietro con. Porco due, che tipi. Questi qua hanno redato. No, Tribe of Dana. Ma lo Scud che ha fatto? Si è avvicinato e ha fatto perché li raidi? Sì. Mica da spruzzare. Vattene a casa tua. Cazzo, vedi l'Alpha Tribe che sta raidata, avvicini pure. Si rischia insieme, si perde insieme, si vince insieme. Dice, quando lo dobbiamo mettere, o come mettiamo insieme. Certo, quando lo devi piavi solo te. Quando devo prendere, lo devo prendere solo io. E così hanno fatto con me, eh. Non è che. Regà, io questo video ve lo posso anche chiudere qua. Ne sono successe delle belle. Purtroppo, visti i comportamenti di tanti italiani, come al solito su Ark gli italiani vanno a farsi friggere. Questo video lo prolungheremo in altri video ovviamente, perché siamo venuti a sapere alla fine di questo mini raid che non soltanto erano alleati con i No Comment, che era un'altra tribù italiana, ma in un server dove siamo andati a giocare, in cui loro e un altro clan hanno portato delle difese per scappare da questo server, perché dopo vedrete sul prossimo video cosa succede. Ragazzi, il server dove sono scappati questi, c'è una tribù che a noi ci ha fatto veramente, ma veramente, ma veramente incazzare a livelli universali. Quindi ragazzuoli, io vi ringrazio di aver seguito questo video. Come al solito mettete un bel mi piace se il video è di vostro gradimento. Iscriviti al canale tutto stina di cazzo se ancora non l'hai fatto. Con quel bel faccino che stai piazzato sullo schermo a guardare i Necropolis Clan che fanno un sacco di stronzate. Soprattutto ragazzi, ci vediamo domani, al massimo dopodomani, perché adesso ricominceremo a ricaricare Ark come si deve, con un prossimo video. Ne vedremo delle belle, speriamo non delle brutte per noi, perché su Ark non si sa mai ragazzi cosa può succedere. Visti i transfer poi ancora peggio. Ma a noi ci piace il PvP e la guerra coi controcazzi ragazzuoli. Quindi ci vediamo domani. Buon game a tutti. Amen.